Canto 22. Io vidi i cavalieri togliere il campo per andare contro il nemico e muovere all'assalto e schierarsi e talvolta anche battere in ritirata. Vidi quei piccoli gruppi di soldati a cavallo con il compito particolare di provocare ed esplorare la vostra terra, o aretini, come accadde nella preparazione della battaglia di Campaldino. E poi vidi scorrerie e vidi tornei e giostre, e vidi poi iniziare questi eventi con segnali come trombe, campane, tamburi e con cenni come bandiere dai castelli o con strumenti di origine italica o forestiera. Ma dico mai, per far partire cavalieri, né per fanti, né per navi che partissero per navigare, costeggiando la terra o per lunghi viaggi per cui occorreva orientarsi con le stelle, vidi dare un segnale con un mezzo così strano e così fuori dal comune. Neppure fosse stata una singolare cennamella, che era un raro strumento a fiato di suono rauco usato a volte negli eserciti. Noi andavamo quindi con i 10 diavoli. Oh, che bella compagnia! Proprio come in chiesa con i santi, oppure anche in un'osteria con gli scioperati o gli ubriachi per fare bisboccia. Ma la mia attenzione era soltanto verso la pece per osservare ogni aspetto di quella bolgia e vedere la gente che vi bruciava. Come i delfini quando avvertono i marinai uscendo dall'acqua con la schiena affinché si preparino a proteggere la loro nave da una probabile tempesta che si avvicina, così talora alcuni dannati, per alleggerire la loro sofferenza, venivano in superficie mostrando la schiena e nascondendosi poi in un lampo per la paura. E così come i ranocchi stanno solo con il muso fuori dall'acqua, nascondendo i piedi e le gambe e tutto il resto, cioè la maggior parte del corpo, così stavano ovunque lì intorno i dannati fuori dalla pece bollente. Ma appena Barbariccia si avvicinava, tutti si ritraevano dentro la pece bollente. Però io vidi. Così come può anche accadere a colui che si imbatte in una rana che rimane ferma ed una che scappa via, un dannato rimanere fermo, immobile. E ancora il mio cuore si raccapriccia per quella situazione di non scampato pericolo. Infatti quel diavolo graffiacane, che era il più vicino, afferrò con l'uncino i capelli tutti impastoiati di pece di quello sventurato e lo alzò su, come fosse una lontra che il cacciatore ha fiocinato o adescato, e poi la tira completamente fuori dall'acqua. Io sapevo già il nome di tutti quanti quei diavoli, così come erano stati chiamati, come erano stati scelti da Malacoda per accompagnarci, ed ero stato molto attento a come si chiamavano fra loro. Oh, Rubicante, che sei lì vicino, mettigli gli unghioni addosso così da scuoiarlo! Gridavano tutti insieme quei demoni maledetti. Ed io, maestro mio, cerca se puoi di sapere chi è quello sciagurato catturato da quei diavoli suoi torturatori. Il mio duca, nonostante la presenza di quei demoni, gli si mise di fianco, entrando proprio nel mezzo a quei maledetti, e gli domandò chi fosse, e quel dannato rispose: Nacqui nel regno di Navarra e fui ciampolo di Navarra. Mia madre, colei che mi generò con un vizioso scialacquatore poi morto suicida, mi mandò servo di un signore. Dopo divenni familiare del buon re Tebaldo nel regno di Navarra. Qui iniziai a barattare ed intrigare con il denaro, motivo per cui ora rendo conto in questo fuoco. Intanto Ciriatto, al quale usciva una zanna da ciascun lato della bocca come d'un maiale, fece sentire come stracciava ciascuna zanna. Fra male gatte era capitato quel povero topo. Ma Barbariccia, con un gesto delle braccia, non certo per proteggerlo, bensì per farlo tutto suo, disse: Allontanatevi, ci penso io a controllarlo. Poi si rivolse a Virgilio, dicendo: Chiedili qualcosa se desideri sapere ancora da lui, prima che altri lo sopraffacciano e lo sbranino. Allora Virgilio approfittò e continuò: Ora dimmi, conosci altri peccatori italiani sotto la pece? E quello: Io mi sono allontanato da poco da uno che è delle vicinanze d'Italia, della Sardegna. Magari fossi rimasto ancora sotto la pece con lui, così ora non temerei né unghie né forche. Allora Libicocco, spazientito: Via!
Ora abbiamo sopportato anche troppo, disse, ed afferratogli un braccio con l'uncino e poi tirandone strappò un brano di carne. Anche Draghignazzo, eccitato, volle attaccarlo ancora ferocemente alle gambe, per cui il capo Barbariccia, con autorità, si rivolse verso quei diavoli con uno sguardo minaccioso per rimproverarli ed ammonirli. Quando quelli si erano un po' calmati, Virgilio, insistendo, domandò a quello sventurato, che ancora stava osservando lo sbrano prodottogli da Libicocco: «Dimmi, chi era colui da cui tu dici di esserti malamente allontanato per venire in superficie?» Ed egli rispose: «Ero con frate Gomita, ma non so di quale ordine fosse, e fu vicario di Nino Visconti e signore del giudicato di Gallura in Sardegna. Fu ricettacolo di ogni frode, ed a lui furono affidati i nemici del suo signore Nino Visconti, che per denaro fece in modo di accontentare, facendoli fuggire. Si prese quindi il loro denaro e li lasciò andare senza un vero e proprio processo, così de plano, per usare una formula giuridica che lo stesso frate ha usato con me sotto la pece quando mi ha raccontato il fatto, ovvero senza un vero e proprio giudizio. Ed anche in altre occasioni, e non di poco conto, lui si rivelò un grande ed importante barattiere di denaro. E spesso insieme a lui un altro sardo, un certo signor Michel Zanche, che sembra sia stato governatore del giudicato di Lugudoro, e tra di loro non si stancano mai di parlare della Sardegna. Oime, povero me! Vedete l'altro diavolo che digrigna i denti? Io continuerei anche a stare qui a parlare, ma temo proprio che quello non si prepari certo a grattarmi la tigna». Ed il grande capo Barbariccia, rivolto a Farfarello, che stralunava gli occhi bramoso di colpire, disse: «Scostati, uccello malvagio!» Intanto il dannato, tutto impaurito ma ancora lì fra noi, ricominciò a dire: «Se voi volete vedere e udire la voce di cittadini toscani o lombardi, io li farò venire fuori. Ma stiano le malebranche un po' più in disparte, così che quelle anime di dannati non temano le loro vendette. Ed io, standomene qui fermo e protetto dalle braccia di Barbariccia, da solo ne farò venire fuori molti, anche 7, quando farò un fischio, che è un segnale prestabilito che fa uno che si trova fuori dalla pece e vuol segnalare agli altri che non c'è pericolo». Cagnazzo, udendo quelle parole, alzò il muso, scuotendo il capo, e disse: «Senti questo imbroglione e barattiere, che furberia e scogitato per gettarsi nella pece e fuggire!» Per cui il dannato, che conosceva numerosi sotterfugi ed inganni, essendo in fondo un vero imbroglione, rispose: «Io sono molto furbo, è vero, però per procurare maggiori tormenti, non ai diavoli, bensì ai miei compagni di pena». Alichino allora non si trattenne dal desiderio di rispondere alla sfida lanciata dal dannato con la dimostrazione della propria dote particolare, la rapidità. E così, distinguendosi dagli altri diavoli, gli disse: «Se tu ti butterai giù, io non ti verrò dietro di corsa, ma volerò sopra la pece per afferrarti prima che tu ti immerga. Andiamo, malebranche, lasciamo la parte superiore dell'argine e nascondiamoci dietro la ripa stessa, cioè il bordo dell'argine dalla parte per cui si scende nella stessa bolgia, per vedere se lui da solo è più bravo di tutti noi». Ebbene, tu che leggi questo poema, sentirai di un nuovo gioco. Una sfida fra diavoli e dannati, un gioco in cui la furbizia animalesca si scontra con una tendenza umana all'imbroglio, e dove i diavoli persecutori contrastavano con l'anima degli imbroglioni. Ciascuno dei diavoli si voltò in modo da aver davanti la ripa opposta, ed il primo a fare questo fu proprio quel Cagnazzo, che era stato il più ostile a fare quanto proposto da quel dannato. Allora il navarrese scelse bene il tempo, mentre i diavoli si stavano voltando. Puntò i piedi a terra ed improvvisamente, cogliendo di sorpresa i diavoli, saltò via da quel cerchio di protezione che gli aveva fatto con le braccia il gran capo Barbariccia, peraltro anche lui colto di sorpresa e distratto proprio per quell'improvviso movimento dei diavoli che si erano voltati. Per questa inaspettata situazione ciascuno dei diavoli si sentì subito beffato e pentito per aver accettato la sfida,
Ma di più quell'Alichino che era stato il più responsabile per aver perso l'occasione di straziare un dannato. E fu lui che d'istinto si mosse per primo, gridando «Sei preso!» Ma invece ben poco gli giovarono il tentativo ed il grido. Infatti le sue ali non poterono essere più rapide della paura di cadere lui stesso nella pece. Infatti il dannato si mise paradossalmente parlando in salvo sotto la pece bollente ed il diavolo, sfiorando la superficie con il petto, si raddrizzò in volo perdendo definitivamente la preda. Quella scena ne ricordava un'altra. Infatti, non diversamente vanno le cose quando l'anitra, così di botto, quando il falcone si avvicina, si tuffa giù. Ed il falcone, ormai in ritardo, si raddrizza in volo dopo aver sfiorato l'acqua e ritorna in alto stanco e deluso. Calcabrina, intanto imbestialito per la beffa subita, si era gettato anche lui in volo, dietro ad Alichino ed al dannato, bramoso e nella speranza di poter partecipare anche lui alla lotta. E come poi il barattiere scomparve sotto la pece, rivolse così gli artigli verso il suo stesso compagno diavolo, Alichino, e lo ghermì al volo sopra la pece. Ma l'altro Alichino fu bravo come un falco ad afferrare a sua volta con gli artigli Calcabrina, e così entrambi caddero proprio nel mezzo allo stagno bollente di pece. Il bollore li fece però subito separare dalla forte presa, ma purtroppo per loro non c'era niente da fare per poter uscire dalla pece, per come avevano invischiate le ali. Allora Barbariccia, dispiaciuto, da gran capo ne fece volare 4 degli 8 rimasti sull'altro argine, i quali con i loro uncini scesero rapidamente nel luogo indicato, dall'una e dall'altra parte. Quindi porsero gli uncini per far aggrappare e far uscire da quella situazione quei due diavoli, che erano già mezzo cotti sotto la pece bollente. E noi lasciammo tutti loro così, impicciati.